10, tutti insieme, 9, 8, 7, 6, mi voglio sentire, 5, 4, 3, 2, 1, prova a lasciarlo andare. Questa è la notte delle lanterne. Ennesimo successo ed ennesimo bagno di folla per la Notte delle Lanterne, lanciate stavolta in Piazza Sant'Agostino per il secondo appuntamento dello shopping sotto le stelle. Il centro di Arezzo era come al solito gremito di gente, particolarmente animate via dei Redi e via dei Cenci. La qualità, la passione, la qualità del prodotto, il rapporto qualità-prezzo, tutte cose fondamentali. Vi siete inseriti comunque in una delle strade più belle della città? Io oserei dire che questa è la più bella della città e metterei anche della provincia, guarda. Da quanti anni c'è la piascheria? Da 16 anni. Quindi ci hai pensato per tempo rispetto ad altri, ci hai scommesso per primo? Devo dire che il primo anno mi ricordo che d'agosto noi si chiudeva perché praticamente non c'era un'anima, la strada era deserta, non c'era negozi, non si poteva mettere i tavoli fuori, quindi insomma il cambiamento è radicale.